Gabriella Gentile e Antonio Maresca oggi a Federcongressi hanno parlato di digital meeting marketing per gli eventi. Chiediamo a loro di darci una breve sintesi di quello che è accaduto nella sessione di questo pomeriggio, chiedendo a Gabriella che cos'è il digital meeting marketing. Il digital meeting marketing è come utilizzare le opportunità che vengono dall'ecosistema digitale a favore della comunicazione e dell'amplificazione dell'immagine di un evento, dei suoi organizzatori, dei suoi sponsor, dei suoi partecipanti, dell'associazione stessa che di questo evento è promotore. E oggi durante la sessione abbiamo cercato di trasferire questa opportunità e quindi di lanciare un messaggio di cambiamento anche da questo punto di vista. Quindi come integrare gli strumenti di comunicazione tradizionali con queste nuove opportunità che oggi diventano un must. In poco tempo è difficile sintetizzare un concetto così ampio, ma con il supporto di Antonio Maresca, che è web specialist, volevamo cercare di capire in quali momenti può avvenire questa contaminazione e anzi l'applicazione dei social e del digitale alla comunicazione per gli eventi. Quando? Direi che le fasi degli eventi più importanti sono la fase di comunicazione, di promozione e di presidio durante un evento. E per queste fasi sicuramente le piattaforme social sono assolutamente importanti, anzi attribuiscono ancora un valore aggiunto perché integrano queste tre fasi con altre fasi che sono l'interazione e la promozione, che assumono veramente caratteristiche molto molto efficaci. Perché i social media fondamentalmente sono piattaforme relazionali che servono a generare, come dire, il presupposto per il successo di un evento. In effetti quando si fa un evento cosa si fa? Si fa un evento perché fondamentalmente c'è un interesse su una tematica dell'evento, ma il vero valore aggiunto dell'evento qual è? Il networking, ok? Con le piattaforme digitali creiamo il vero senso della partecipazione ad un evento. Quindi significa che questa attività ci permette poi di mantenere queste relazioni che vengono generate dal networking reale durante l'evento anche ad una fase successiva. E in quali modalità, quali piattaforme ritieni siano più adatte per questo tipo di attività? Francamente non riesco a darti dei nomi, perché per me l'importante è la dinamica, ok? Poi c'è in atto anche una standardizzazione delle varie piattaforme, nel senso che comunque le piattaforme sociali stanno omologando le dinamiche di relazione. Ovviamente poi ogni piattaforma ha le sue caratteristiche, però la cosa fondamentale è che comunque queste piattaforme consentono di capitalizzare le relazioni fisiche e ne rendono, come dire, dinamiche e costanti. E quindi credo che il naturale proprio complemento di un evento sia l'utilizzo delle piattaforme digitali e in particolare quelle dei social. Grazie per il contributo e penso che su questo ci sarà molta attività da fare anche all'interno dell'associazione. Gabriella Gentile, che è la responsabile del Learning Center, so che ha messo in campo e metterà in campo delle attività in questo senso per i soci, quindi penso che rimanderemo a quell'occasione l'approfondimento dovuto a questo ampio tema che oggi Antonio e Gabriella hanno potuto sviscerare solo in una piccola parte, riportando poi dei casi concreti anche di applicazione. Oggi abbiamo appena saputo di essere finiti nelle liste dei trend con il nostro hashtag concreti e competitivi dell'evento, quindi questo ci dà il segnale di quanto la comunicazione ben fatta dal punto di vista digitale per un evento può avere risultati straordinari.